The Football contro Atletico Cadreghe, 2-1 il parziale, occhio perché The Football si fanno ancora vedere in avanti. Di Donato, grande slalom di Donato di punta, che giocatore di Donato, che gol incredibile di Donato, finta di pancia e poi con la punta del piede. Con il sombrero? Sì, tutto, tutto. Bella, bella. Che giocatore! Auguri mamma! Street capace di fare la finta con la pancia! L'unico veramente nel suo genere. 3-1 quindi per i The Football Club di Donato, davvero gran gol però, eh! Occhio Giuliani, la risposta subito dell'Atletico Cadreghe, questo pallonetto però si perde decisamente alto. Il balsamo può andare a rilancio dei Football Club che in tre giornate potrebbero raccogliere quindi altrettanti successi. D'Angelo allarga il gioco per Di Donato, finalmente sono arrivati tra l'altro i fratelli Torino, hanno iniziato con un uomo in meno i The Football, anche Magri è arrivato con un po' di ritardo, poi Torino in questo caso perde il pallone, Magri conquista palla, non riesce a allargare per D'Angelo, adesso sì, ancora D'Angelo per Torino, prova a calciare, la risposta con il corpo del portiere dell'Atletico Cadreghe, poi Finizio che è stato praticamente messo in difesa, Giuliani lo va a marcare a uomo, balsamo, effettua un rilancio troppo lungo, che si blocca tra le mani del portiere, esatto, è stato spostato in difesa per questo. Solo per il campionato proprio. Torino prova ad andare come al solito, lui palla al piede anche se passa poco il pallone, adesso sì, si appoggia a Magri, poi la dà a Finizio che prova a salire, la dà dentro a Magri, arriva per un soffio, non arriva sul pallone, contropiede, palla sbagliata, bravo D'Angelo che chiude tutto, allarga per Di Donato, ma con la pancia confonde anche il compagno. Laterale, anzi no, fondo per i ragazzi dell'Atletico Cadreghe che provano a rispondere a questi due gol di svantaggio. Certo è difficile, The Football Club tra l'altro sono una compagine davvero ben organizzata. Camardella anticipato, palla buttata in avanti, Torino anticipato, palla che va quindi in rimessa laterale, visto che per Giuliani è un pallone davvero impossibile da prendere. Ultima azione prima di interrompere il nostro collegamento, vediamo se The Football proveranno ancora ad andare in avanti. D'Angelo, Magri, Torino allarga il gioco, poi Finizio la mette dentro a cercare Di Donato, palla che viene tenuta in campo, c'è l'avanzata per l'Atletico Cadreghe, palla che va direttamente dall'altra parte sul fondo. Interrompiamo qui il nostro collegamento. I The Football inarrestabili giocano, vincono, si divertono. Mi viene in campo Giovanni Torino, si prendono in giro tra di loro, c'è anche Luca qui. Giovanni, com'è andato questo match? No, è andato bene, diciamo, la partita è stata abbastanza facile. Facciamo facile. Vabbè, siamo portati a casa un importante risultato. Siete riusciti a ribaltare lo svantaggio iniziale? Sono arrivato io, abbiamo... Si è arrivato tu un po' di ritardo. Sono arrivato. Scemo, da Avellino. Un ringraziamento al cugino che vi ha accompagnato di fretta e furia, lo inquadriamo qui, saluta. In attesa del derby. Come sarà questo derby? Vincete voi. 100%. Va bene, allora in bocca al lupo, alla prossima. Ciao ragazzi, ciao.